In questo dibattito di Maastricht di qualche giorno fa, von der Leyen non solo non ha rinnegato i disastri fatti in questi 5 anni, il Green Deal soprattutto, ma addirittura ha raddoppiato, ha detto che il Green Deal è la soluzione. Ora io prego tutti gli elettori italiani di considerare quanto segue: un voto ai partiti che stanno nei gruppi che hanno sostenuto questa maggioranza e addirittura al Partito Popolare Europeo, che ha candidato ufficialmente von der Leyen per un secondo mandato, è un voto per continuare con le politiche volute da von der Leyen. Quindi chi non vuole von der Leyen deve votare Lega, perché la Lega è l'unico partito che ha garantito e che garantirà che non darà il suo voto a un nuovo mandato di von der Leyen. Buongiorno amici e buona campagna elettorale. Siamo entrati nel vivo dell'ultimo mese e mezzo che ci porterà alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno, elezioni molto importanti per quello che rappresentano, per quello che io personalmente spero sia il dibattito politico che scaturisce da questa campagna e soprattutto per il risultato che segnerà uno spartiacque per un'unione sempre più in difficoltà. Ed è per questo motivo che, insomma, nonostante io non partecipi come candidato, come ben sapete, alla campagna elettorale, ho deciso di accompagnarvi con dei video, insomma, in cui cerco di entrare nel merito delle problematiche, di quanto abbiamo fatto, insomma, negli ultimi 10 anni e di come vedo io un po' gli argomenti che emergeranno in questa campagna, anche se chi mi segue sa che sono argomenti che abbiamo trattato prima di tutti in tempi ancora non sospetti e che abbiamo snocciolato nelle loro criticità tecniche e politiche, insomma, negli ultimi 5 anni. E oggi partirei con una visione generale, no, di quello che è lo scenario politico oggi, a seguito soprattutto del dibattito che nei media italiani è passato poco, se non per una vignetta, diciamo, infelice, che c'è stato a Maastricht qualche giorno fa, proprio tra i cosiddetti candidati di punta delle varie famiglie politiche europee, proprio come kick-off appunto di queste elezioni. C'erano von der Leyen, candidata dei popolari, c'era Schmidt, candidato dei socialisti, c'erano i candidati dei verdi, dei liberali. Per il gruppo Identità e Democrazia, anche se noi disconosciamo questo meccanismo che non consideriamo, insomma, utile e compatibile con quella che è la visione dell'Europa, però insomma abbiamo deciso di mandare un nostro rappresentante per snocciolare le nostre idee. È andato quindi il capo delegazione del Partito Popolare danese, che è un nostro alleato, un amico, Anders Vistisen, che ha partecipato un po' al dibattito. E parto da questo dibattito e non da quella vignetta infelice che avete visto sui social. Tra l'altro, come promesso, ho mandato una lettera alla Presidente del Parlamento europeo per chiedere chiarimenti. Si è parlato, no, al di là di questo, si è parlato di politica e non andrò nei dettagli, ma voglio prendere spunto da quanto accaduto in questo dibattito per farvi capire cosa rappresentano le elezioni dell'8-9 giugno e perché è importante in Italia votare Lega e negli altri stati europei votare per i partiti affiliati al gruppo Identità e Democrazia. Perché? Perché se andate a rivedervi il dibattito, come se andate a leggervi i giornali, i dibattiti in TV di queste settimane, è sempre più evidente che tra il pensiero comune, no, il there is no alternative, non c'è alternativa, da questo, insomma, modo di presentare la campagna elettorale, solo un gruppo, solo un partito si sta distaccando nettamente da questa narrativa, dal fatto che ci voglia più Europa, dal fatto che per superare i nostri problemi si debbano delegare ancora più poteri
a Bruxelles, eccetera, eccetera, quello che sentiamo insomma nel dibattito da tanti anni. Perché mi collego al dibattito di apertura della campagna europea di Maastricht? Perché? Perché appunto in quel dibattito tutti i candidati hanno giocato, diciamo, a scagliarsi contro il gruppo Identità e Democrazia. Da destra a sinistra tutti i candidati insomma hanno indicato il gruppo Identità e Democrazia come il nemico da combattere, no? Come chi vuole distruggere, come chi è nemico di un'Europa che risorge. E quindi, insomma, questo è già, secondo me, un segnale molto importante. Oggi il gruppo Identità e Democrazia è l'unico che veramente si discosta dalla retorica, appunto, del ci vuole più Europa, del dobbiamo fare più cose in comune, del dobbiamo delegare più poteri a Bruxelles, del there is no alternative. E in questo riflesso sugli stati membri e sulle nazioni, in Italia la Lega è davvero l'unico partito rilevante che ha tracciato una linea diversa da quella degli altri partiti. La Lega ha scelto uno slogan che state vedendo sui manifesti in giro per l'Italia, che è proprio contrario a quel pensiero comune che è anche un po' stancato, perché la democrazia è bella se ci sono idee diverse, no? E in questo senso l'Unione ha perso, semmai l'ha avuto, quel gusto di dibattito democratico, perché alla fine, ripeto, il 90% dei candidati dei partiti ripete le stesse cose anche in questa campagna elettorale. La Lega ha scelto un messaggio diverso, un messaggio che si sintetizza nel più Italia, meno Europa, che non vuol dire distruggiamo tutto in maniera critica, ma che rappresenta proprio il cuore di quello che è stato il problema dell'Unione Europea degli ultimi 30 anni, cioè dal Trattato di Maastricht in poi, cioè dal momento in cui l'integrazione europea ha subito un'accelerazione esponenziale, di fronte ad ogni problema, di fronte ad ogni crisi, di fronte ad ogni elezione, quello che ci hanno chiesto e quello che abbiamo fatto, perché questa è storia, è stato proprio avere più Europa, è stato proprio fare più cose in comune, è stato proprio più delegare poteri a Bruxelles. Ma oggi, dopo 30 anni di questa strada, dopo 30 anni di queste politiche, dove ci troviamo? Ci troviamo con un'Europa sempre più lacerata, con un'Europa sempre più debole, con un'Europa sempre meno protagonista, più deindustrializzata, che fa fatica a crescere, che fa fatica a trovare la sua strada nel mondo. E questo ci insegna anche quanto è stata forte la propaganda dell'Unione Europea in questi anni, cioè ha instillato nelle persone di partiti differenti, di schieramenti differenti, lo stesso pensiero comune, no? O quantomeno nelle dichiarazioni, diciamo, dei personaggi di spicco. Poi, se andiamo a vedere i sondaggi che vengono fatti sui temi legati all'Unione Europea, diciamo, i pesi un po' si ribaltano. Però davvero la Lega ha scelto questo messaggio, che è un messaggio importante. Dopo 30 anni dove abbiamo sempre fatto più Europa, non possiamo più pensare che la soluzione sia ancora quella. È necessario ragionare sul fatto che forse quella strada era sbagliata, forse abbiamo accelerato troppo, forse l'integrazione europea è andata oltre quello che era gestibile, oltre quello che era utile fare, oltre quello che la gente, l'ambiente socio-economico poteva sopportare. E quindi sarebbe giusto oggi che in maniera più diffusa, e che non fosse solo la Lega, si facesse un ragionamento sul fatto che forse c'è bisogno di fare meno e c'è bisogno di farlo meglio, per convincere che fare le cose insieme o fare alcune cose insieme sia un valore. Altrimenti, ripeto, il tema non sarà il gruppo Identità e Democrazia o i suoi partiti affiliati che distruggeranno l'Europa. Noi siamo stati all'opposizione, non siamo stati mai al governo dell'Unione Europea. Mi fa ridere chi taccia di responsabilità per i problemi di oggi i partiti del gruppo Identità e Democrazia. La responsabilità sta nella maggioranza, la responsabilità sta in chi ha governato in questi 30 anni, la responsabilità sta in chi ci ha fatto credere che delegando più competenze e più poteri a Bruxelles i problemi si potessero risolvere. E questo sicuramente
non è vero, lo dimostra la storia, lo dimostrano i fatti. Vi faccio un esempio recente, no? Che è un esempio di cui si dibatte anche, si è dibattuto in queste settimane, si dibatte in questa campagna elettorale per quanto riguarda la difesa, cioè quello del debito comune. No? Tante volte si è detto dobbiamo mettere insieme il debito per fare più investimenti, più cose sociali, eccetera, eccetera, per fare di più. Bene, nel 2020 l'abbiamo messo insieme il debito, si è fatto il cosiddetto recovery fund, quasi 800 miliardi di euro di debito comune. E cosa succede oggi? Succede che quell'esperienza, come noi avevamo anticipato già all'epoca, sta risultando un'esperienza non troppo felice, perché è oggettivamente difficile convincere su priorità che sono state decise a Bruxelles o far collimare queste priorità con le priorità che hanno gli stati membri, che devono poi spendere, no, quei soldi, che devono poi investirli. E quindi anche l'esperienza del debito comune, no? Quindi mettere insieme il debito è un'esperienza che sta risultando, diciamo, più infelice rispetto a quanto, insomma, ci hanno fatto credere. Eppure, ancora oggi, in questa campagna elettorale, senza probabilmente capire cosa significa, tanti candidati, tanti commentatori politici ci ritacciano la questione del debito comune, no? Facendoci percepire che il debito comune europeo sia gratis, cosa che non è vera, perché esperienza del recovery insegna quel debito lì, appunto, essendo un debito, qualcuno lo dovrà ripagare, qualcuno dovrà pagarne gli interessi e siamo ancora noi. Quindi il debito europeo non è un debito gratis, non è un pasto gratis, rimane un debito. Allora cerchiamo di capire se è più conveniente fare debito nazionale o debito europeo, ma non pensiamo, non passi il messaggio che il debito europeo sia più efficiente, non è vero, lo stiamo vedendo con il recovery, oppure che non sia nemmeno debito, no? E quindi sia un pasto gratis, perché non è assolutamente così. Vi ho spiegato in passato, tanti video li trovate sul mio canale, sui miei social, come oggi noi stiamo pagando a caro prezzo il debito, noi come contribuenti italiani, il debito che la Commissione europea, con la garanzia di pagamento degli Stati membri, si è assunta sulle sue spalle, no? Per poi dare questi contributi. Quindi questo è il tema di oggi. Basta con il pensiero comune, basta col dire che l'unica soluzione è delegare più poteri a Bruxelles. Oggi i temi riguardano, ad esempio, la sanità, un'altra competenza che Bruxelles vorrebbe, di cui Bruxelles vorrebbe appropriarsi a discapito, degli Stati membri. Il tema della difesa, che è un tema importantissimo per due motivi che vi ho già detto. Uno, l'Unione Europea non è un progetto militare e non lo deve diventare. Mi sembra folle che oggi si parli di trovare risorse per finanziare la produzione di armi e munizioni, quando siamo un continente che è indietro sugli investimenti, che avrebbe bisogno di incrementare la produttività, quindi l'innovazione, quindi gli investimenti in ricerca e sviluppo, che avrebbe bisogno di tante altre cose prima che focalizzarsi su un'economia di guerra. L'Europa non è un'economia di guerra. E poi il secondo è un problema politico, quello dell'esercito comune e della difesa comune, di cui abbiamo parlato spesso. L'Europa non è una nazione, l'Europa deve, se vuole sopravvivere, imparare ad essere quello che può essere e non quello che non può essere. Anche su questo tema, nel dibattito, io sento tante follie. Sento qualcuno che pensa che oggi l'Europa sia o possa essere una nazione e quindi si compara agli Stati Uniti d'America o alla Cina, perdendo e prendendo mazzate pazzesche da tutte le parti. Non è così, l'Europa non è una federazione, non è una nazione e probabilmente mai lo sarà. E con questo dobbiamo farci i conti e lavorare con quello che abbiamo, con quello che possiamo essere. È inutile fantasticare come Letta fa nel suo report, come Draghi fa nel suo report, di cose che poi ci esploderebbero tra le mani. Facciamo le cose semplici,
facciamo poco alla volta, ma facciamolo bene, portiamo davvero valore. E in questo la Lega davvero è l'unico partito in Italia che sta facendo una campagna elettorale diversa, che sta portando un'idea diversa d'Europa, che ha detto chiaramente no a un von der Leyen 2. In questo dibattito di Maastricht di qualche giorno fa, von der Leyen non solo non ha rinnegato i disastri fatti in questi 5 anni, il Green Deal soprattutto, ma addirittura ha raddoppiato, ha detto che il Green Deal è la soluzione. Ora io prego tutti gli elettori italiani di considerare quanto segue un voto ai partiti. Che stanno nei gruppi che hanno sostenuto questa maggioranza e addirittura al Partito Popolare Europeo che ha candidato ufficialmente von der Leyen per un secondo mandato, è un voto per continuare con le politiche volute da von der Leyen, per continuare i disastri che stanno emergendo a fiotte nei paesi europei, nelle nostre economie per altri 5 anni. Quindi chi non vuole von der Leyen deve votare Lega, perché la Lega è l'unico partito che ha garantito e che garantirà che non darà il suo voto a un nuovo mandato di von der Leyen. E questo spero sia chiaro. Quindi per riassumere e per chiudere questo primo, insomma, contributo, mi raccomando. La Lega è davvero l'unico partito che oggi propone un'idea diversa d'Europa. Più Italia, meno Europa. Facciamo meno, cerchiamo di farlo meglio e proponiamo una via alternativa per la salvezza del continente, perché in 30 anni di più Europa abbiamo visto solo disastri. Grazie a tutti, buona campagna elettorale e mi raccomando, l'8 e il 9 giugno votiamo la Lega.